just gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati con Fere di Noi, 33esima puntata, terza puntata della stagione 2024-2025. Questa volta il titolo sarebbe facile, 8 volante rosso-verde, la Ternana batte per 8-0 l'Orobica Bergamo. Parleremo di questo e di molto altro, guidati da me e dalla mia spalla ormai costante, Martina Santoro. Ciao, ciao Martina. Buonasera a tutti, hai detto un po', hai anticipato quello che sarà il tema di questa spoiler. Puntata qua. Tra l'altro puntata particolare, scoppiettante, perché ci sono tanti personaggi qui presenti che tra poco tu presenterai. Goleada, quella che ci mancava, quella di cui avevamo parlato durante le puntate precedenti. Questa squadra non segna più come lo scorso anno. Secondo me forse qualcosina da ridire ci sarà. E quindi lascio a te poi l'onore di presentare i nostri ospiti di oggi. Abbiamo portato bene, in effetti, presento quattro ospiti, partendo da Gianluca Nasi, direttore di produzione di Umbra 15. Ciao e ben ritrovato. Ciao Gianluca. Riccardo, ciao Martina, buonasera e ben trovati ai nostri telespettatori. Buonasera a Deborah Salvatore Rinaldi, responsabile dell'immagine e della comunicazione della Ternana. Ciao. Buonasera, Deborah. A tutti. Due ritorni, Cristina Coletta, allenatrice della Ternana Primavera. Ciao Cristina e ben ritrovata. Ciao a tutti, ciao Riccardo, ciao Martina e grazie dell'invito. E ciao Eleonora Pacioni, difensore e capitano quest'anno della Ternana Women. Ciao Eleonora. Gianluca, statisticamente quante possibilità c'erano che in tre giorni Ternana maschile e Ternana femminile facessero 8-0? Io ti devo dare il fischio d'inizio, scusa, perché ci dobbiamo sciogliere, ci siamo dimenticati di dare il fischio d'inizio, perché comunque il pallone torna in gioco e cominciamo a parlare di calcio. Hai ragione. E a te il primo pallone, Gianluca. Secondo me, se ci eravamo giocati un euro su questi due risultati, oggi eravamo ricchi. Eravamo milionari, non eravamo qui. Le possibilità, penso, zero. O comunque 0,001. E quella 0,001 si è verificata, perché effettivamente non era... Insomma, sono eventi improbabili, no? Che le due squadre più importanti della città, che... insomma portano in alto i colori rosso-verdi, fanno 8 gol alle rispettive avversarie. Sicuramente gli avversari non sono avversari, insomma, di chissà quale caratura tecnica, però bisogna anche dire che evidentemente c'è anche la forza di entrambe le squadre. Però ora torniamo a parlare della squadra femminile, che ci tengo a sottolineare comunque è la squadra di calcio che ha la categoria più alta, perché la Ternana maschile gioca in Serie C, la Ternana femminile gioca in Serie B, quindi è una categoria maggiore da questo punto di vista. Una partita che si sapeva che sulla carta poteva essere facile, però sono quelle partite che sì, sono facili, ma se non le sblocchi subito, poi l'avversario prende coraggio, perché passano i minuti, non subisci gol, allora dici, allora probabilmente ce la posso fare, indietreggio, invece vabbè, le nostre ragazze... Insomma, questo non è stato, per fortuna, e hanno portato a casa questo 8-0 che fa bene, scaccia qualche piccolissima polemica, ma insomma, per modo di dire, la mia, che avevo detto, ma avevamo iniziato con 5-0 lo scorso anno, e Martina con un bel sorriso finalmente è, diciamo, contenta di smentire, ma io sono contento di aver fatto questa provocazione, evidentemente poi Eleonora ce lo può confermare, ho provocato le ragazze, eccomi subito accontentato. Che ci ascoltano a sto punto. Ascoltano, certo. Ti ascoltano, seguono la trasmissione e quindi... Brava, ho voce in capitolo e quindi grazie Eleonora che mi avete deliziato con questo 8-0, 8 volanti, come ha definito opportunamente Rick. Deborah, è anche difficile commentare una partita del genere, perché direi perfetta a livello di prestazione, ma in bilico 6-0 a fine primo tempo, tantissima Ternana, troppo poca l'Orobica. Che hai visto del Gubbiotti? Ho visto una squadra che si è divertita, quindi quando il calcio lo fai perché lo vuoi fare, non stai troppo a pensare cosa devi fare, cosa vogliono gli altri, ma ti riesce tutto perché proprio c'è la gioia di divertirsi, di dialogare con le compagne. Si è visto tanto il gruppo, l'ho visto io, l'avete visto voi, l'ha visto il mister, questo cercarsi veramente anche in attacco, perché si sa che gli attaccanti vogliono sempre segnare, soprattutto quando c'è la sagra del gol, dice oggi magari faccio triplette, invece non è stato così. Quindi io ho visto una squadra bella,
finalmente più libera anche di testa, ma era normale aspettare un pochino, l'abbiamo sempre detto che era un po' arrugginite perché giustamente la guida tecnica è cambiata. E abbiamo metà squadra nuova, quindi questa secondo me sarà la Ternana da ora in poi, non questi con questi risultati, perché non rimangio quello che ho detto la scorsa volta, che il campionato è più maturo, quindi non ne vedremo tanti di questi risultati, però bene così. Ebbene, a livello di comunicazione, per me nel rispondere che ha fatto la Ternana 8-0. No, ma quale Ternana? 8-0. Eleonora, record nel record, vittoria più larga della storia della Ternana Women con 8 marcatrici diverse, davvero altro dato che secondo me sarebbe da spiegare gli almanacchi del calcio a ogni livello, non lo ricordo, una giornata di festa un po' per tutti. Sì, io in realtà me l'aspettavo e mi aspettavo la prestazione che c'è stata perché durante la settimana abbiamo lavorato molto bene e in realtà non eravamo preoccupati dei pochi gol all'inizio perché il livello del campionato si è alzato molto, quindi ci sta, e il fatto che hanno segnato 8 persone diverse fa capire a tutti che nessuna gioca solo per se stessa, ma giochiamo tutte per noi, per la squadra. Cristina, immagino eri a vedere la partita, gara senza storia, ti chiedo un parere sul match, ma ti chiedo anche un piccolo resoconto di come sta andando il campionato della Ternana Primavera, che è iniziato anche lui. Guarda, in realtà sì, la partita l'ho vista e sposo esattamente le parole di Deborah, si sono divertite le ragazze. E dall'altra parte ho visto un'aerobica un po' sfacciata su dal punto di vista tattico, esatto, dici, perché si sono presentate insomma difesa a tre, insomma, con una squadra come la Ternana che ambisce insomma ad arrivare in Serie A, è l'arma a doppio taglio, esatto. È stato un po' un azzardo, no? Però sì, quello che diceva anche Pacio prima, l'idea che poi si cominci a vedere all'interno della domenica quello che succede durante la settimana era un po' nell'aria, no? Perché quando sei all'interno di un gruppo che lavora nel modo in cui lavoriamo durante la settimana è difficile pensare che i risultati tardino ad arrivare, sì. Perché la differenza poi la fa l'intensità con la quale ti alleni, quante cose vai a curare, quanti dettagli vai a curare e quanto poi questi dettagli te li ritrovi la domenica in campo, no? Tu hai mai la sensazione di non sapere che cosa fare quando stai dentro al campo? No, anche perché il mister è molto maniacale, cioè cura tutti i dettagli, quindi in partita sei sempre pronto, c'hai subito la risposta a quello che succede in quel momento, quindi su questo proprio lui è perfetto. Grande equilibrio anche nel tuo campionato, c'è iniziato con il segno dell'X. Per il momento sì, dai, diciamo che stiamo facendo bene, abbiamo pareggiato con la Lazio 2-2 e sabato contro la RS Roma, sempre in vantaggio, e poi ci manca sempre quel pizzico di coraggio per portarla a casa la partita, e sabato ci aspetta il Cesena in casa, sicuramente una partita tosta perché loro sono una grande squadra che sicuramente punterà a vincere il campionato primavera e noi speriamo di dargli preoccupazioni. 8 gol che noi ci andiamo a vedere nelle emozioni del match, un po' più lunghe del solito, ma stavolta la Ternana ci ha costretto a tante emozioni in questo match, quindi invito la regia a mandare le 8 marcature rossoverdi. In cota numero 3, Ilaria Capitanelli.
Monte, in due minuti la Ternana fa 2-0. Secondi traumatici. Palla raccolta. Conclusione. Pirone, buon lavoro per la solita Battistini, alza la testa, arriva il cross, interessante, così complicato e grave colpo di testa, sono 4 il gol della Ternana. Petrara, Pirone, eccolo cross che arriva per Pirone che riesce a metterci il piede, piazzare il sinistro Bonetti, la sposta sul sinistro, altro pallone delicato, secondo palo, conclusione al volo, si salva Fabiano, una chance per la ripartenza parte di Poeta, apertura non precisa, Pirone sbuca Bonetti in verticale, Adriana Gomez e Bonetti con il dribbling. Verticale proprio Bonetti. Adriana Gomez vuole chiudere il triangolo, Bonetti, finta. Cicotti. Adriana Gomez, tocco, Lombardo restituisce, Adriana Gomez. C'è anche gloria per Lombardo, ancora un assist della numero 7, 6 invece. Sono i gol della Ternana che chiude il set al minuto 40. La lucidità, la capacità nello stretto. Azione geometrica. Intanto si riparte col primo pallone gestito dall'Orobica. Con il destro Mariani, palla che resta lì e poi salvataggio di Ghioc. Anche su De Vecchis. Passa sul destro, arriva cross, secondo palo. Petrara rimette dentro, poi Regazzoli. Petrara ora prova a riproporsi dalle parti di Fabiano. Lombardo al cross. Palla spedita fuori, si coordina, non calcia Capitanelli, poi sì! Tarantino, il cross, palla che passa Lombardo! Per il sinistro di Petrara che fa 7-0. Brava Lombardo, la finta, il tocco per la compagna che arriva. Puntuale l'appuntamento, Pezza. Lombardo. Pirone arriva a calciare la traversa, a salvare. Capa. Arriva la conclusione, questa volta ben costruita. E brava Ghioc ancora una volta. Ripamonti.
Ora Lombardo. Qui c'è tanto spazio. Pirrone, la finta, palla che passa con il destro. Tarantino. Insiste la Ternana, il cross di Capitanelli, poi arriva Lombardo, va a centimetri dal 9-0. Ragazzoli per Pirone, terza, destro. Questo è un grande intervento di Fabiano, che calcia un angolo per la Ternana all'ottavo della sua partita. Cross che arriva per Pirone, che sbaglia il primo tentativo, ancora Pirone. Forse uno dei pochissimi errori della sua partita, partita che termina qui. La Ternana batte l'Orobica 8-0. Ben ritrovati con Fere di Noi, questi erano gli 8 gol che la Ternana ha rifilato all'Orobica Bergamo. Deborah, da attaccante, quale sei fondamentalmente, ma guarda, è stata bella la finta di Pirone che ha fatto far gol a Tarantino, cioè secondo me il gol va dato a Pirone. Era la finta già provata prima, Vale in realtà questo movimento ce l'ha, un pochino ce l'avevo anch'io, di mettere davanti l'anca. E con quel movimento puoi fare tantissime cose: prendere fallo, far scorrere la palla, difenderti la palla, quindi lei poi in area di rigore ha mille occhi, questo bisogna riconoscerlo. Tarantino poi non ha fatto un gol scontato, l'ha messa proprio bene, quindi anche se è stata tanta la mole di gioco, i gol sono comunque stati pregevoli, secondo me, bellissimi. E anche quasi tutti diversi. Sì, allora, sì, non no, arrivo in fondo, diversa, porta vuota. Di costruire diverso. Sì. Valeria, quello che hai detto tu, lo fa spesso, perché l'altro giorno lo raccontava in allenamento, mentre c'era la conclusione, tiri in porta, un'esercitazione che prevedeva tutte queste cose qui. Lei ha spiegato a Petrara il motivo per il quale le stesse lasciando il pallone. Le dice: se io vedo che arrivi e tu hai la palla sul sinistro e io sono messa male col corpo, te la lascio sempre. Quindi c'è tutta una dietrologia, sì, sì. Oltre all'istinto che ha Valeria, oltre al fatto che Valeria sia molto brava a cogliere il momento, a capire il movimento da fare lì, c'è un retropensiero, no? E questo forse è la qualità che c'ha Valeria, passa anche da queste cose qua. Esatto. E poi comunque ha fatto il suo golletto, scusami, di testa, sì. Preciso. Peccato che mancava il gol di Eleonora. Sì, siamo rimasti io e Leonora e Martina a insegnare domenica. Le uniche marcatrici non presenti sul tabellino siamo io, Deborah Pacioni e Katia Ghioc. Cioè, questa cosa è... Appunto, ecco, non l'ho sottolineato. E visto che l'hai nominata, parlo con te, Eleonora, in una partita del genere secondo me è più facile subire gol di quando la partita è tirata, perché la deconcentrazione c'è. Altro clean sheet... che per voi, per Ghioc e la difesa, sicuramente fa piacere. Certo, noi puntiamo sempre a non subire gol, quindi è perfetto. Cristina, un segnale anche di forza al campionato, perché comunque sia le altre, l'8-0 lo vedono, è vero ce ne sono stati due, poi andremo a vedere qual è l'altro, però è forse quella zampata che volevamo un po' tutti, anche da far vedere all'avversario. Beh sì, appunto, già la Ternana di suo un gran potenziale, poi mettiamoci pure questi 8 gol, è normale che poi le altre squadre ti affrontano sempre con un po' di timore, cioè penso che anch'io da allenatrice starei un attimino... Non gioco a 3. Forse con una difesa da 6, non so... Allora, ci fermiamo un secondo, va via il primo blocco così, ci siamo conosciuti un po', io rimetto la palla al centro e poi torniamo. A tra poco. I'm always gonna put in the work, I'm just trying to be a champion. Dog & Cat è arrivato in Umbria con tutto per gli animali e il loro benessere.
un'infinità di prodotti per animali, accessori, cibo di qualità e grande convenienza. I nuovi reparti cane e gatto con crocchette, umido e snack in tutti i formati che vuoi e tantissime varietà di gusto. Oltre 450 metri quadrati di esposizione in un ambiente accogliente ed interamente dedicato ai nostri amici animali. Dog and Cat, felici e contenti. Tutto per il cane e il gatto. Un grande e fornitissimo reparto di acquariologia, roditori e volatili. Dog and Cat vi aspetta da Spazio Verde Garden Village, in strada di Maratta Bassa 91, a Terni. La pasticceria Tini il Mastro Pasticcere nasce a Terni nel 1968. Da compleanni a matrimoni creiamo ricordi indimenticabili in ogni assaggio. Pasticceria Tini, tradizione e gusto da oltre 50 anni. Passione, maestria e amore nel creare dolci con ingredienti di alta qualità e ricette tramandate da ben 3 generazioni. Ci trovi in via Benucci 19 a Terni. Impianto di riscaldamento a pavimento, montaggio caldaie a condensazione, esecuzione impianti aria condizionata, esecuzione impianto solare termico. Servizio a 5 stelle. Ci trovi a Terni strada di Prisciano 62. Termoidraulicart di Palombi Francesco. Infinite scelte, un solo gioiello. Ilio Sciarrini Gioielli. In un angolo d'Umbria inizia una storia d'amore eterna. Tra giardini incantati, la cucina locale diventa un'ode ai sensi. Un matrimonio, un'esperienza, un sogno. Scopri l'Umbria con gli occhi del cuore. Relais dei Principi. Autocarrozzeria Fagioletti, dal 1957, professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista, a Terni, in strada della Val di Serra 28. Ben ritrovati con Fere di Noi, il pallone torna in gioco. E noi torniamo in gioco andandoci a vedere le interviste realizzate dal collega, amico e addetto stampa della Ternana Women, Luca Giovannetti, al termine di Ternana Aerobica Bergamo. Valeria Pirone tra le grandi protagoniste di una gara straordinaria, 8 gol, 8 marcatrici diverse, tra le quali ci sei anche tu. Insomma, non si può fare nulla di meglio di così. No, abbiamo preparato questa partita tutta la settimana in un modo eccezionale, devo dire la verità, è stata una delle settimane più importanti, perché siamo entrate in un meccanismo che voleva il mister, ora abbiamo messo solo in campo quello che abbiamo fatto in settimana. Tra l'altro la matricola lombarda arrivava da una vittoria casalinga contro il Chievo e in Coppa Italia aveva pareggiato con la Lazio, quindi arrivava, come dire, preceduta da buone referenze. No, sì, forse non lo so, forse non si aspettavano una squadra così. E noi, ti ripeto, abbiamo fatto la nostra partita e abbiamo giocato come il mister ci ha chiesto. Ah, sì, abbiamo fatto degli errori, abbiamo sbagliato un po' e quello ci lavoriamo durante la settimana. È stata una partita dal primo tempo in discesa, in realtà non siamo mai, forse hanno fatto un tiro in porta.
ma senza con tutto il rispetto, però veramente è stata una partita tutta in discesa. Guarda, io voglio sottolineare, al di là del tuo gol, avresti ovviamente meritato la doppietta, un pezzo di bravura, la tua finta che ha liberato il gol per la ultima delle 8 realizzazioni già da Tarantino. Quella è, come dire, un gesto tecnico da calcio vero, con la C maiuscola. No, beh, se è calcio. Ho visto che era una situazione, la palla veniva un po' in ritardo. Io non stavo messo in condizione per girarmi e tirare. Sapevo che c'era Giada, quindi ho fatto finta di girarmi, invece ho fatto il velo per Giada, che poi è andata in porta. Quindi è così, una squadra deve fare così. Non posso pensare di fare solo io gol, perché sennò devo giocare a tennis. Per l'ultima cosa, quanta gioia vi lascia questo tipo di vittoria, questo tipo di prestazione, e quanta ulteriore fiducia vi regala in vista del prosieguo del campionato? Io penso che questa partita ci ha regalato già una bella emozione, ma già stiamo pensando alla prossima. Mister Antonio Cincotta, larghissima vittoria, strameritata, 8 gol, 8 marcatrici diverse, una fluidità di manovra nel primo tempo splendida. Insomma, solo congratulazioni. Io non riesco a trovare neanche a cercarlo col lumicino qualche neo. Grazie per i complimenti, anche per aver vissuto con noi una bella partita. Sì, è stato un bel pomeriggio oggi. La cosa più bella, che non è una cosa, sta nel fatto che tante ragazze sono andate in rete, tutte diverse, quindi una buonissima complicità, un gruppo che sta bene insieme, che lavora così, insomma, condividendo le fatiche, moltiplicando le gioie, e siamo contenti. Una sola occasione in avvio di ripresa, eravamo già sul 6-0 maturato all'intervallo, per le avversarie, doppia parata di Ghiocchi, quindi anche il portiere, in una partita stradominata dalla tua Ternana, ha dato il suo contributo personale. No, sicuramente, ma a volte poi le partite non rispecchiano i valori degli avversari, ci sono giornate nelle quali avremmo potuto segnare di più e non l'abbiamo fatto. Oggi ci è uscito tutto bene, quindi noi non ci siamo sentiti piccoli quando i gol non accadevano, e oggi non ci sentiamo degli eroi perché i gol sono arrivati. Dobbiamo essere equilibrati, umili, rispettare il nostro avversario, e oggi è stata una giornata in cui ha girato tutto alla grande, grazie sicuramente al nostro impegno, ma perché poi il calcio è questo, alcune giorni il calcio è molto, molto semplice, alcune volte ti riesce tutto, alcune volte ti riesce molto poco, a volte non ti riesce niente. Oggi ci è riuscito tutto ed è una di quelle giornate felici. Ecco, dopo una prestazione del genere, no, esemplare, su cosa lavora il tecnico? Cioè, nel senso, veramente non mi viene in mente nulla da correggere. Poi è chiaro che io non ho competenze tecnico-tattiche, ma insomma, da fuori dici, vabbè, io cosa vado a migliorare? Sono forse le settimane più difficili, perché dobbiamo ricordarci che noi non siamo fenomenali. Siamo una ottima squadra, ma come dico sempre alle ragazze, non siamo i migliori. Io non sono il migliore, voi non siete i migliori. Siamo un ottimo gruppo che, con la convinzione di non essere il miglior gruppo, può fare grandi cose. Quindi l'umiltà, la semplicità, i piedi ben ancorati per terra da parte di tutti, è l'unica ricetta per ripartire dalle grandi vittorie, è proprio questa. Questa matricola lombarda, che è uscita travolta da questo match, aveva pareggiato in Coppa Italia con la Lazio e domenica scorsa aveva battuto il campionato, il Chievo. Assolutamente, io lo ripeto ancora, sempre un grande rispetto a un'allenatrice che tantissimi anni che segue questa squadra, un po' alla Ferguson per il Manchester, che ha il mio rispetto, che ha portato questa squadra in Serie A, quindi conosco il valore degli avversari, conosco il valore del tecnico avversario, e ci sono giornate in cui anch'io ho preso 8 gol in carriera e sono giornate sempre tristi, e il calcio è così, bisogna essere umili noi e sapere che sono gare dove magari andava un pochino meglio, l'avversario non è riuscito a fare la sua partita, ma bisogna restare nella semplicità. Ultimissima cosa, la finta di Pirone sull'ottavo gol, quello di Tarantino, che è un pezzo da cineteca, è una prestazione, posto che tutte sono state bravissime, quindi non si possono stilare graduatorie di merito, no? In un contesto del genere, perché sarebbe anacronistico. Ma la prestazione dei due interni di centrocampo, perlomeno fino a che abbiamo giocato 4-3-1-2, cioè Regazzoli e Petrara sono state formidabili. Sì, non riesco ad aggiungere nient'altro. Sono state formidabili, sono, concedetemi, molto felice per Alice, perché ha avuto una carriera sfortunata, macchiata da infortuni. L'anno scorso non ha mai giocato un minuto,
è arrivata qui con le difficoltà di chi non ha giocato mai e si sta riprendendo una rivincita personale, e queste sono anche le storie belle dello sport. Ben ritrovati con Ferri di Noi, queste erano le interviste realizzate da Luca Giovannetti al termine della gara di domenica. Gianluca, per strappare il primo sorriso a Valeria Pirone ci è voluta la sviolinata di Giovannetti sulla finta che abbiamo raccontato prima, altrimenti se guardi la serietà di Pirone sembra che bene che è andata, abbiamo fatto 0-0. Sì, effettivamente è una cosa che durante l'intervista notavo anche io, per un largo tratto di intervista è rimasta imperturbabile, seria come sempre Valeria, poi finalmente si è lasciata un attimo andare, ma l'intervista è stata fatta al termine perché Valeria, ho visto che la maglietta era precisa, asciutta, completamente asciutta, lei è abbastanza ordinata con il ciuffo di coppia, non mi sembrava che insomma... Lo sai che cosa mi ha detto in merito a quello che stai raccontando tu? Perché è vero, sembrava che no, dovesse ancora neanche cominciare... Pensi... Ma ha detto alla fine della partita, dopo che poi abbiamo parlato un po' domenica dopo la gara, no, ma non ho corso tanto. Quando tu le chiedi sei stanca, lei ti risponde no, ma oggi non ho corso tanto. Quindi pensa un po'. Beh, che, effettivamente era una maglietta percezione. Ben stirata, non era sgualcita, non era sudata, quindi... E vi assicuro che al 90esimo ancora si arrabbiava e litigava sull'8 a 0. Sull'8 a 0. Esatto. Ancora. Attaccante Deborah, quanti anni ancora potrà giocare Pirone secondo te? Io gli auguro ancora tanto, perché poi quando hai questa esperienza puoi soltanto dare agli altri, quindi è giusto che chi sta bene fisicamente come lei porti ancora qualcosa in campo, anche per chi non c'è più, no? Come chi non ce la fa, che io mi sento più anni quelli che ho, però perché è proprio la vita che funziona così, quando arrivi ad avere una certa età che sei più consapevole magari non hai più i mezzi. Valeria è uno di quei rari elementi che invece riesce a fare tutte e due le cose. Io gliene ho chiesti 10, io le chiedo sempre, Valeria ti va di giocare altri 10 anni? Perché eccoli, adesso ci divertiamo un po', adesso sarà felice bacio, perché dovete sapere che mi hanno minacciato una settimana intera per svelare quello che andremo a fare oggi, questo quiz, queste cose qui. Ricordiamo che noi abbiamo a disposizione quest'anno, Rick, ti passo il pallone. Grazie, perché ho bisogno difenderò. Di te in questo momento. Io di Cristina. Abbiamo a disposizione questa collaborazione, no? Con Calciatrici Brutte, sì. L'abbiamo raccontata nella scorsa puntata dove abbiamo esordito con Fusarpoli nel quiz difficilissimo che andrò a fare anche a te, Pacio. No, perché il format è diverso questa settimana, certo. Perché è chiaro che poi Brutte sì, ma insomma mai banali, perché altrimenti si sarebbe chiamato Calciatrici Fesse, perché tu ti sei preparata ovviamente al quiz, uno pensa alle domande, le cose, no? E invece facciamo, esatto, perché poi si parla nello spogliatoio, questa cosa si è creata, tutti a raccontarci a te che cosa ti ha chiesto, a te che cosa ti ha chiesto. Chissà cosa chiederà. Pacio ha chiesto informazioni, diciamo si è informata anche, sì ma è la verità, ha chiesto informazioni tutta la settimana, mi ha minacciato e mi ha detto pure che sa dove abito, io devo dire, devo dichiarare che qualora succedesse qualcosa a me sappiate che la diretta interessata sarà Eleonora Pacioni. Dicevo Pacio, è arrivato il momento di Calciatrici Brutte, peccato che il quiz difficilissimo questa settimana non ci sarà. La scorsa puntata Deborah aveva anticipato che Calciatrici Brutte avrebbe un po' diversificato. Cristina, tu non dire che fai così perché tanto toccherà qualcosina anche no, a te. No, ma aiuta infatti. No, ti aiuta, decidiamo noi perché questo è, insomma, non è che tu sei ospite, l'ospite deve eseguire. Ecco, quindi detto questo, il format di questa puntata si chiama Conosci la fera feramente. E non è Giovanotti, è proprio è la fera veramente, io lo so che non sono solo, vabbè. Detto questo, noi ti faremo vedere un volto, no, ok, apparirà sul nostro schermo perché la regia è tanta roba, ricordiamolo che c'è Mauro in regia che è tanta roba ragazzi, sennò anche lui grazie, non la prende grazie benissimo, Mauro, grazie Mauro. E quindi il volto che è appena apparso accanto a te, abbastanza inquietante, Dai, io... No, vabbè, però è inquietante, si può dire, non è un... No, si può dire, anzi. Hai 10 secondi per indovinare i due volti che compongono il volto, diciamo, totale, finale. Ok? Ho detto volto, sì, ho detto volto, andiamo avanti. Pacio, 10 secondi per capire chi è l'oggetto in questione, nel senso che... Mister e Cincotti. Vediamo un po', Mister Cincotta e Claudia Cincotti, eccola, Claudia Cincotta questa è, quindi possiamo dire Claudia Cincotta. Ecco,
abbiamo detto, mira, questa è la prima, cioè, questa era facile, infatti, punto preso, punto dopo. Preso, bacio, questa è sì, particolare questa, tra l'altro i volti saranno di giocatrici, staff e anche qualche abitante di Narni che abbiamo preso. Beh, tu devi comunque saper identificare, ti alleni a Narni da 2 anni, è impossibile che tu non sappia chi siano gli abitanti di Narni, mi sembra una follia. Andiamo avanti con la seconda, vai Mauretto, vai, diamo forte, oh, vedi? Questo che... chi sarà? Eden e Quazzico. Vediamo, Eden Corrado e Francesca Quazzico, sì. Bravi, bravo. Perché poi c'è una fisionomista, è una che osserva tantissimo. Non si impegna neanche tanto. Sicuro Martina che non ha sbirciato... No, la anche perché beh, sulla cartellina... Comunque, Martina... cioè, comunque mi fa vedere le cose, quindi non è vero che mantiene i segreti. Vedi? Mi sta facendo cattiva pubblicità, perché? Perché prima quindi avevo... fai bene avere il dubbio. Ho dei dubbi. Non è assolutamente come dice, anche perché le fotografie io non ce le ho. Ce le ha tutte Deborah, perché le prepara lei con la redazione di Calciatrici Brutte. Io sono all'oscuro di tutto. Cioè, sono proprio... sono, diciamo, utilizzata per questo. Sono in mezzo. Non era sono... la calciatrice brutta. Esatto. Hanno preso... ideale per... Vabbè, detto questo... poi la tagliamo questa, questa parte qua. La tagliamo. No. Andiamo con la terza. Andiamo con la terza fotografia. Ecco. Questa è... comunque devo dire che non è una bellissima. Cosa questa sembra vera piacevole. Beh, sembra no, lei. Volevo dire questa una cosa lei. Che terrò per me. No, dilla. No, no, tengo per me perché non è, non si dice. Pacio, hai 10 secondi, adesso sono diventati 5 4 Riva e Katia, cioè Riva Monti e Katia Gioc. Bene, Chiara Riva Monti, brava, e Katia Gioc. Ma questa è venuta benissimo. Sì, 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 questa è Katia Riva. Sì, sì, sì. Ne mancano, quante ne mancano, Mauretto? 2? Ne mancano 2. Andiamo, vai, andiamo rapide, bacio. Questa ormai già era difficile. C'hai pure un po'... questa era difficile. È un pochino. Vai, proviamo un po' a vedere quest'altra chi è. Oh, vedi? Questa ecco, sì. Questa, devo dire, il capello lo riconosco, ma non riesco a capire chi sia il volto. Anzi, forse... questi occhi. Sì, sì, forse la parte in basso. E Adriana Gomez. La parte in basso sono io, sì, mi sembra pure sì. A me. Eccolo qua. È il naso. Naso e bocca sono io, credo. Però la fronte è di altre 3 persone, perché non è possibile che sia soltanto di una. No, hai capito che... no, vabbè. Che c'entrava... Luca Santores. Santores. Tu hai capito... no. Cristina, tu vuoi dire qualcosa o no? Non avevo capito. Vuoi partecipare no. Anche tu? È all'ultima, Mauro, ci abbiamo l'ultima. Vai, andiamo tutte con le indovinate, Pacioli. Partecipa pure Cristina, perché così abbiamo un margine d'errore. Oh, vedi? Questo è Gianluca Grignani ai tempi della disintossicazione. No, vabbè. È vero? Possiamo dirlo. Sì. Ma puoi dire che dalla regia... che Mauro si sta divertendo molto, sì, sì. Quindi ragazzi, chi è questo? Beh, questo è un incrocio. È un incrocio particolare. Abbiamo preso Deborah il canile. No? E Donato. Ecco, Deborah Salvatore Rinaldi, responsabile della comunicazione, e Donato Liso, è allenatore in seconda. Ecco, vedi che comunque se si facesse crescere i capelli così, forse Donato anche in partitella saresti meno riconoscibile, esatto. Perché Donato gioca con noi in partitella, dovete sapere, e se ci avesse sti capelli biondi, lunghi, così forse sarebbe meglio. Esatto. Senti Gianluca, io voglio sapere che cosa ne pensi te. Abbiamo chiuso il format, l'abbiamo... te la sei cavata bene, visto? Eri preoccupata. Puoi ritirare le minacce, le denunce che hai fatto ai miei danni. Che ne pensi? Ti è piaciuta stavolta? Ma no, ma perché l'altra volta no? No. Però era, no, questo no, è nuovo, no? Questo te l'ho nascosto prima della... è vero, non sapevo nulla, da quest'anno è così. Cioè, chi dovrebbe sapere come si svolge, non lo sai, all'oscuro. Il direttore non sa. Però devo dire che... io mi fido di quello che mi dici te, cioè che le calciatrici sono all'oscuro delle domande, 100%. E su questo io ci credo. Devo dire che hanno dato prova in entrambe le situazioni di essere valide osservatrici, culturalmente preparate, riguardo al quiz. Insomma, conoscono la Ternana. Conosci la Fera veramente, la Fera veramente. Hai visto, ti sottovalutavi, Rick. Ma lo sa che cosa ha vinto? Ah, è vero, no, aspetta, premio, no, aspetta, vado premio, devo leggere. Non te lo ricordi? Sì, no, non mi ricordo bene di preciso. Questa volta qual era? Quale... no, perché i premi cambiano. Allora, cambiano la volta scorsa per Fusarpoli c'era con il quiz difficilissimo in palio un bel niente.
Per Pacio idem, un bel niente, un bel niente, no, sei stata brava però, nel senso che comunque è importante. Hai vinto un bel niente. Un bel niente, sì. Ritirabile quando vuoi, ovviamente. Non ha scadenza, eh. Peccato per Cristina che non ha partecipato, altrimenti avresti vinto un bel niente pure te. Hai suggerito due risposte. Deborah Lisso l'hai suggerita tu. Io smentisco qualsiasi... cosa, nessuno sa niente, neanche Martina sa niente. È vero, perché poi ci sta facendo un foglio. No, sto scherzando. Io non facciamo nulla. Disinformazione. Non so nulla, nulla, nulla. Bello, niente. Complimenti. Dovremmo aspettarci altro, Deborah, durante certo, l'anno, immagino. Ci sono diversi format, però... Non svegliamo nulla, non svegliamo nulla. Non è dato sapere. Non è dato sapere. Per chi non c'era, per chi non ha già visto magari l'ultima puntata, non so se Deborah vuoi riraccontare questa collaborazione che è nata con Calciatrici Brutte, che è la gemella di Calciatori Brutti, esatto, a livello dei social. Esatto, il momento, chiamiamolo ricreativo, che ho voluto inserire a Fere di Noi, però l'obiettivo principale è conoscerci un pochino di più, sia tra di noi, sia farci conoscere, fare anche un pochino di... appunto conoscenza generale del calcio femminile, perché l'altra volta nelle domande c'era anche un bel po' di storia del calcio femminile, però con questa vena ironica che è fatta da terzi ovviamente funziona di più, perché ci prendono anche loro un pochino in giro, poi Martina è costretta a raccontarcelo, a farci divertire, e grazie ancora a Martina perché... Ma si, insomma, si fida Martina, ciecamente, Martina ma no, grazie anche a voi, perché vi fidate ciecamente di questa novità, ecco. Ok, dopo queste fantastiche quiz, foto e insomma introduzioni, noi tra pochissimo andremo a parlare anche di quello che sarà il prossimo match che attende la Ternana, perché poi ci divertiamo sì, ma ci divertiamo molto di più quando vinciamo, giusto Rick? Eh sì, nello sport funziona anche così. Ecco, eh. Allora è importante che sia chiaro questo. Ci fermiamo un secondo, torniamo con tutta una serie di domande, temi, approfondimenti. Voi non ci lasciate, c'è Riccardo, impossibile. E c'è Martina, a tra poco. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. Dog & Cat è arrivato in Umbria con tutto per gli animali e il loro benessere. Un'infinità di prodotti per animali, accessori, cibo di qualità e grande convenienza. I nuovi reparti cane e gatto con crocchette, umido e snack in tutti i formati che vuoi e tantissime varietà di gusto. Oltre 450 metri quadrati di esposizione in un ambiente accogliente ed interamente dedicato ai nostri amici animali. Dog & Cat, felici e contenti. Tutto per il cane e il gatto. Un grande e fornitissimo reparto di acquariologia, roditori e volatili. Dog & Cat vi aspetta da Spazio Verde Garden Village, in strada di Maratta Bassa 91, a Terni. La pasticceria Tini il Mastro Pasticcere nasce a Terni nel 1968. Da compleanni a matrimoni creiamo ricordi indimenticabili in ogni assaggio. Pasticceria Tini, tradizione e gusto da oltre 50 anni. Passione, maestria e amore nel creare dolci con ingredienti di alta qualità e ricette tramandate da ben tre generazioni. Soaking up the sunshine, floating on the waves from an FM dial. Sounds like summertime. Ci trovi in via Benucci 19 a Terni. Impianto di riscaldamento a pavimento, montaggio caldaie a condensazione, esecuzione impianti aria condizionata, esecuzione impianto solare termico. Servizio a 5 stelle. Ci trovi a Terni strada di Prisciano 62. Termoidraulicart di Palombi Francesco.
Infinite scelte, un solo gioiello. Ilio Sciarrini Gioielli. In un angolo d'Umbria inizia una storia d'amore eterna. Tra giardini incantati, la cucina locale diventa un'ode ai sensi. Un matrimonio, un'esperienza, un sogno. Scopri l'Umbria con gli occhi del cuore. Relè dei Principi. Autocarrozzeria Fagioletti, dal 1957, professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista, a Terni, in strada della Val di Serra 28. Ben ritrovati con Fere di Noi, è andata in archivio la terza giornata del campionato cadetto femminile. Andiamoci a vedere oltre l'8-0 della Ternana, quali sono stati gli altri risultati che si sono materializzati. Come dicevamo prima, c'è stato un altro 8-0, il Genoa batte il Pavia con lo stesso punteggio con cui la Ternana ha battuto l'Orobica. 2-1 del Chievo Verona al Cesena, 6-0 pardon, contro la Vis Mediterranea del Parma, vittoria del Bologna 1-0 a Brescia, San Marino e la Sverona 2-0, Res Roma Freedom 2-1, primo pareggio di questo campionato, e Fragrezzo e Lumezzane 1-1. I risultati danno vita a questa classifica con tre compagini a punteggio pieno. Oltre alla Ternana, Parma e Bologna hanno vinto rispettivamente le proprie tre prime giornate di campionato, insegue l'Arezzo con 7, a 6 Genoa, Chievo, Verona e Freedom, a 4 il Lumezzane, a 3 Cesena, Brescia, Res Roma, San Marino e Orobica, 0 punti per Hellas Verona, Vis Mediterranea e Pavia. Cristina, tre giornate sono ancora poche, c'è qualche sorpresa in positivo o in negativo di questo inizio campionato in quella classifica? Guarda, sorpresa per quanto mi riguarda il Bologna. Sono molto molto curiosa di vedere questa squadra, perché l'altro anno sono andata in trasferta a vedere le ragazze e non mi era dispiaciuta come squadra. Quindi sono curiosa di vedere il percorso. Sicuramente il Bologna non me l'aspettavo lì, mi ci aspettavo un Cesena, anche rispetto al campionato che ha fatto l'altro anno. Quindi vediamo. Eleonora? No, secondo me il Bologna quest'anno è una bella squadra, però come diceva Cristina anche l'anno scorso comunque erano molto fastidiose. E io non mi aspettavo l'Arezzo invece. Beh sì, l'Arezzo ha fatto due vittorie e un pareggio, è una squadra che pure io quando leggo i risultati è partita bene, ha cominciato bene. Tornando a Bologna, ha vinto il Bologna 1-0 soltanto a Brescia. Brescia sarà la prossima avversaria della Ternana. Tra l'altro noi a Bologna ci abbiamo preso Ripamonti quest'anno. Sì. No, perché mi è venuto adesso un flash. Perché lei ha detto fastidiosa e alla voce fastidiosa voi andate a cercare su Google, esce Ripamonti. Perché? Perché quando poi ce l'avremo in diretta lo racconterà lei, perché è un bel personaggio. Tra l'altro l'accoppiata dei centrali con Pacioni la completa proprio Chiara Ripamonti. Tutta questa digressione che io faccio nella mia testa e che condivido con voi era per dire poi che il Bologna, che è una squadra che è partita bene, che ha fatto un buon mercato, che è arrivata insomma all'inizio del campionato anche con delle calciatrici, ha inserito delle calciatrici di serie A, di categoria, perché alcune sono scese, hanno investito diversi soldi, comunque anche con diverse idee, perché poi se non hai idee coi soldi ci fai ben poco. Ha vinto soltanto 1-0 col Brescia. Vi chiedo, qual è la differenza? Cioè, ci dobbiamo aspettare, perché è vero che ogni partita è a sé, ogni partita c'ha poi la sua storia, ma ci dobbiamo aspettare una partita molto complicata o ci dobbiamo aspettare una partita che comunque, anche forti dell'8-0 che abbiamo portato a casa nell'ultima settimana, potrà essere una di quelle che portiamo, diciamo così, in porto senza troppe fatiche? Gianluca, parto da per te. Per me l'errore più grande è pensare che l'8-0 è già stato, basta, dimentichiamolo, 8-0, brave, bene, ok, fa parte della storia di quest'anno. Ogni partita, hai detto bene tu, ti sei risposta, ogni partita ha la sua storia. Credo però che il destino della Ternana di quest'anno è molto
nelle mani della Ternana. La Ternana è consapevole di essere squadra forte, nella testa delle giocatrici non bisogna abusare del fatto di essere forti, cioè, oh, forti ma umili. La Ternana si gioca, sa giocare, l'ha detto prima Eleonora, noi, ognuno di noi sa quello che deve fare in campo. Non ci sono sorprese, anche nell'imprevisto sappiamo comunque aggirare l'imprevisto o far fronte all'imprevisto. Se la Ternana gioca, poi ci può uscire la partita come lo scorso anno, che per 100 minuti la Ternana fuori casa, ci ricordiamo, lo 0-0 famoso contro, aiutami, Tavagnacco. Sì, sì. Ma quello è un, è un po' come l'8-0 da Ternana, l'8-0 da Ternana maschile, no? Che capita una volta nella vita. Quella è stata una partita veramente al di sopra di ogni aspettativa. Però la Ternana per me ha le carte in regola. Poi è chiaro, saranno partite più sofferte, meno sofferte, ma siamo noi che... Bisognerà indirizzarle, bisognerà sì, la Ternana essere... deve indirizzare. La Ternana ha tutte le giocatrici, la qualità delle giocatrici per fare bene, per mettere sotto le avversarie. Per me le deve mettere sotto le avversarie, non può... mettersi sulla difensiva. La Ternana deve giocare per fare gol, non può attendere l'avversario. Che partita sarà, Pacio? Che, visto che comunque parliamo di quello che dovrà fare la Ternana, perché è una squadra che quando sei forte hai un po' il destino nelle tue mani, no? Sia nel bene che nel male. Che partita ti aspetti, che partita vorresti che fosse? Allora, in realtà io spero che si sblocchi subito e non mi aspetto un 8-0, però secondo me se ci sblocchiamo subito e giochiamo come abbiamo giocato contro l'Orobica, e vinciamo. Allo stesso tempo ti dico che in questi 3 anni che abbiamo giocato contro il Brescia, in casa loro, abbiamo fatto sempre fatica, perché secondo me loro in casa giocano molto bene, e anche le altre squadre, cioè vedere il Bologna che fa solo 1-0, e le partite prima 4-5-0, comunque anche col Genova stesso, che hanno una bella squadra, anche loro quest'anno hanno investito. Cioè, secondo me quando si va in casa loro si fa fatica, però in realtà io sono molto tranquilla. Sempre molto tranquilla. Sì. Ricordiamo Deborah, perché è iniziato ora il campionato, la classifica dice poco o nulla, quest'anno è cambiato il regolamento, ci saranno 3 promozioni dirette, già avete detto che puntate comunque a vincere il campionato. Sì, come se non ci fosse, però. Però l'obiettivo promozione è quello, sì, prioritario, sì, sì, immagino, no, è un'occasione anche ripetibile, perché non ci saranno, sì, 3 promozioni. Esatto. Una porta che, certo, aprono e chiudono subito. Voglio pensare anche che questa porta è stata aperta grazie anche alla storia della Ternana, perché l'anno scorso, non torniamo sulle critiche, ma insomma, tanti, non lo dicevamo noi, ma meritavamo, insomma, non solo di andare su, ma anche per la modalità di come si saliva in un'altra categoria, non era adeguate. Cioè, noi ci avevamo, mi ricordo Quazzi come è un esempio, su tante cose che non sono state poi aggiustate, un format fatto troppo di fretta, avevamo Quazzi con squalificata, ma noi le partite che giocavamo erano 30, loro 25, cioè non mi puoi fare... Quindi secondo me hanno un po' capito che non andava bene, insomma hanno aperto questa porta. Speriamo, meglio tardi, speriamo, però dobbiamo ambire, se si punta qua si arriva qua, se si punta qua forse si arriva qua. Non vorrei essere stato il comitato questa domenica, perché nominarne 3 di migliori in campo su un 8-0 con 8 marcatrici diverse, Gianluca, secondo me ha passato qualche bellissimo nottataccia al CDA del comitato. Comunque sia, la nostra regia ci manda le sentenze. Regazzoli, Pirone e Petrara si prendono il punto delle migliori in campo, sono 3 delle 8 marcatrici. Cristina, ci sta? Ci sta, io sono una fan scatenata di Valeria, Regazzoli per me è una gran novità, appena l'ho vista in amichevole ho detto ragazzi questo è un acquistone, e per quanto riguarda Petrara secondo me è una delle ragazze della Ternana che io credo che ha un futuro ampio. Ci è mancata tantissimo. Lei sarà il futuro, spero che sarà il futuro di questa Ternana. Sei d'accordo sulle 3 migliori in campo, Eleonora? So che puoi essere di parte o meno, ma era difficile francamente su una partita come questa. No, sì, io sono contenta per Alice,
perché quest'anno ha iniziato con qualche problemino e aveva bisogno di ricominciare a giocare, di fare minuti, quindi sono molto contenta. E vabbè, Valeria, anch'io la amo, cioè per me lei, faccio fatica a trovare una partita dove lei ha fatto male, cioè penso che per me Valeria è sempre migliore in campo, ma solo per quello che dà, per quanto si dedica a noi. E invece Pedrara, io penso che lei è una delle giovani più promettenti e che non è facile tornare dopo un anno dove non giochi da un infortunio del genere, però sta facendo molto bene, quindi sì, sono d'accordo. Questi tre punti alimentano la parziale classifica delle migliori in campo del comitato che l'anno scorso, ricordiamo, ha visto vincere ex aequo Pirone e Saratui. Pirone probabilmente a Gerugua gli è piaciuto il premio, che era buona vacanza. Sì. E ancora perché prima, non si vede, ma cioè, lì c'è una Viliucci in trasparenza, perché Viliu per me fa sempre... sì. È difficile forse sceglierne tre per il comitato, però ho anche Tatiana, probabilmente è qui per una questione di minutaggio, perché anche Gomez ha fatto due assist che uno non si aspetta da un attaccante, ma non assist, la metto lì, cioè proprio dove lei poteva tirare. Quindi io, attenzione a questi tre nomi che mi sono piaciuti tantissimo, però comunque concordo con il comitato, perché la differenza forse l'abbiamo fatta a centrocampo, in una partita dove comunque molto offensivo, quindi non me ne voglia Eleonora, però... si è visto veramente il fraseggio, ecco la differenza l'abbiamo fatta lì. Poi quando vedo io Tatiana, sono 3-4 giorni che lo dico, Tatiana, Bonetti e Pedrara insieme, sembra che ci vedo doppio, perché una ha tanta esperienza ed è un fenomeno, una è giovanissima ed è un fenomeno, spesso fanno cose che noi umani non capiamo, ma riescono perché le fanno insieme a loro due. Sì, sì, convivono. Questo è il mio pensiero. Diciamo che in una squadra come la Ternana è quasi scontato, ovvio, che il voto del comitato sia più propenso alla parte da centrocampo in su, perché ha detto bene prima Valeria Pirone, dice senza nulla togliere, mi sembra che loro abbiano fatto un tiro a porta, se così lo vogliamo chiamare. È normale che Eleonora è stata chiamata in causa in maniera tra virgolette marginale, non me ne volere, però no, non è stato un giorno di ferie, ma insomma no, comunque... lei ha riposto la maglietta, l'ha piegata, l'ha ridata ad Albertino, il nostro magazziniere, dicendogli Alberto questa è pulita, non ti preoccupare, me la ridai, ecco, settimana dopo prossima, insomma lavarla. Pertanto la Ternana è una squadra che è votata all'attacco, se speriamo che non sarai mai migliore in campo, però noi sappiamo che ci darai soddisfazione. No, comunque volevo dire un paio anch'io di cose su Regazzoli, perché Pacio ha detto una cosa giusta. Alice viene da un percorso che l'ha portata a Terni per tutta una serie di sfortune anche fisiche, ma non solo, dico anche perché secondo me la sfortuna fisica poi si concretizza al momento in cui non hai gli strumenti giusti per superarla, no? E quindi Alice arriva qua con tutti i dubbi del caso. In ritiro vive qualche giorno di smarrimento, perché quando vivi certe cose poi fai fatica a dimenticartele. Poi, 2 anni che magari giochi poco, cioè vieni in un ambiente nuovo. E quindi le faceva, cioè aveva voglia di mettersi in mostra, e invece poi il ginocchio un pochino glielo stava impedendo i primissimi giorni. Invece sono molto contenta di vederla così, così presente. C'ha enorme qualità, penso che sia una di quelle ragazze che... giovane, ma è una giovane vecchia, perché Regazzoli è una che nel calcio femminile già ha fatto delle cose, no? E lo stesso vale per Mary, per Pedrara, perché Pacio prima faceva riferimento al suo infortunio, l'anno scorso si è rotta il crociato, prima gara di Coppa Italia, se non sbaglio, o seconda, contro la Fiorentina in casa, l'ultimo minuto di gara, ginocchio fa crack, quindi per tutta la stagione non ce l'abbiamo avuta lo scorso anno, Dio solo sa quanto ci avrebbe fatto comodo in partite come Tavagnacco, quella dove tu facevi riferimento poco fa, ed è una che sembra che si sia semplicemente svegliata dal sonno, lei non ha avuto nessun infortunio, lei si è svegliata e l'hanno messa in campo, e quindi è tanta roba. In Erasmus è tornata. Sì, è tornata meglio. Beh, penso che sia tra i migliori acquisti della Ternana di quest'anno. Sì. Assolutamente sì. Eleonora, l'anno scorso hai firmato un pallone
quest'anno è cambiata la tradizione, si firma la maglia, quindi hai un pennarello alla sinistra come fatto l'anno scorso, ormai sei una veterana. Poi prendi. Io sono indisciplinata, c'ha ragione Gianluca, non ho rimesso il pallone in gioco. Gianluca, io ti chiedo scusa davanti a tutti i nostri sei spettatori. Sei perdonata, sono indisciplinata. Tu puoi quasi tutto. Bene. Ecco la firma, la seconda della stagione dopo quella di Giulia Fusarpoli. Vedi, se la maglietta aveva un valore prima, adesso l'ha perso completamente. Vedi. Grazie, Eleonora. Bene, ovviamente questa maglia cui il pallone firmato lo scorso anno rimarranno nei nostri studi, insomma. Dove... Se la prende Mauro in regia, ci fa segno Mauro in regia che se la prende lui. Sempre ambitissimi questi vi mando al nero, ha detto così, non so se poi è vero. Vi mando la mattina alle 7, invece che in prima serata. A proposito di infortuni, l'hai nominato prima, Bonetti è uscita anticipatamente nella sfida con l'Orobica. Tutto situazione a posto, perfetto, a posto. Allarme rientrato. Ci sarà quindi nel prossimo appuntamento della Ternana, che sarà a Brescia, domenica alle ore 15, come già detto, campo ostico. Non sarà partita facile, Martina, ma siamo nati per le cose difficili e quindi la Ternana ci sarà. Assolutamente sì, lo scorso anno l'abbiamo portata a casa al 96esimo con gol di Giulia Fusarpoli, che ci ha praticamente fatto giocare le ultime energie. Io ho perso le corde vocali, mi ricordo, in quella partita lì. Però è vero quello che dice Pacio, è campo ostico, ma come saranno tutti quelli in trasferta, perché vai a casa del nemico, no? In un certo senso. Ti aspettano. Fere contro rondinelle. Sì, beh, una sfida storica per i colori rossoverdi anche in riferimento... ambito... Io mi sono immaginata la fera, sì. Si immagina la fera, passa una roccia... Che si mangia la rondinella. Non ce ne vogliono gli animalisti, però. Sì, esatto. Ecco, no, però io, come dico sempre, portare tantissimo rispetto a squadre che hanno storia, perché sanno giocare, come l'Arezzo, il Brescia, quindi magari non hanno il motore per fare tutto il campionato, ma sono squadre che esistono da tanto... Hanno bandiere all'interno, quindi non te la lasciano mai. Sono strutturate, quindi massimo rispetto, davvero. Credo sempre. Noi siamo giunti alla fine di questa terza puntata stagionale di Fere di Noi. Ribadiamo l'appuntamento, le fere saranno impegnate a Brescia alle ore 15, domenica, e noi vi aspettiamo giovedì prossimo per parlare della partita fra Brescia e Ternana e di molto altro, come avete visto da quando c'è Martina, di sorprese e di novità ne abbiamo pressoché di continuo. Io ringrazio gli ospiti, grazie Gianluca, ti aspetto fra una settimana. Ci sarò anche domenica davanti al teleschermo naturalmente a vedere la partita delle nostre fere. Assolutamente presenti. Deborah, anche a te ti do un arrivederci, ci vediamo settimana prossima. Grazie e buona serata a tutti. Grazie mille Eleonora e buona serata. Grazie a voi. E grazie Cristina, ti aspettiamo. Grazie a voi. E in bocca al lupo per la tua primavera. Posso sforare 30 secondi? Vai. Devo dichiarare questa cosa qua. Tutti e due sono stati i miei capitani, perché Cristina è stata il mio capitano alla Lazio e Pace è il mio capitano qua. Così, aneddoti così. Volanti. Sì, ricorsi storici. Un'ala di capitani alla nostra sinistra. Esatto. Grazie a tutti per essere stati con noi. L'appuntamento è sempre quello, ore 20 e 15, giovedì prossimo, con la quarta puntata stagionale di Fere di Noi. Buona serata a tutti, da Riccardo e da Martina. Palla al centro. Ciao. Always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion.